Visita lampo con missione a sorpresa del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che è giunto all'ospedale Gravina di Caltagirone per incontrare, alla luce delle interlocuzioni avviate con il direttore generale dell'ASP 3 Catania, Maurizio Lanza, dei dirigenti amministrativi del medesimo presidio ospedaliero e di tutte le situazioni che stanno elevando sia le tensioni sia i livelli di attenzione per trovare una soluzione alle esigenze della sanità del territorio e dare risposte concrete all'utenza. Un vertice, insomma, operativo, protrattosi per almeno 2 ore, al termine delle quali il governatore ha espresso le sue considerazioni. Che intanto Caltagirone ha un signor ospedale, che chi parla male dell'ospedale di Caltagirone fa danno alla struttura ospedaliera e fa danno alla città. Non solo è un signor ospedale, ma non c'è un solo reparto che abbia ridotto l'attività. I primari stanno lavorando con grandissimo impegno e sono di assoluta capacità professionale. Qui c'è un problema che è uguale in tutti gli ospedali dell'isola: la carenza di medici in generale e la carenza anche di personale infermieristico. Appena si procederà all'assunzione degli OSS, noi saremo nelle condizioni di poter liberare tante energie da parte del personale infermieristico. La carenza di personale medico la stiamo affrontando con l'azienda sanitaria provinciale. La presenza del presidente Musumeci a Caltagirone è stata ritenuta di fondamentale importanza dagli interlocutori, poiché dovrà sfociare nell'assunzione di provvedimenti a breve, medio e lungo termine. Nel corso della riunione sono state affrontate le situazioni legate al personale, agli investimenti che in tema di infrastrutture e servizi sta realizzando l'ASP, senza negare le criticità legate alla carenza di personale. La carenza del personale è legata a fatti, come sapete, nazionali. Stiamo pagando gli effetti devastanti di 30 anni di mala politica sanitaria. Hanno messo il numero chiuso nelle facoltà di medicina, criminali, criminali. Hanno ridotto le scuole di specializzazione, criminali. Hanno risparmiato sulle borse di studio, sui premi, sulla possibilità, cioè, di poter avere un sempre maggiore numero di medici specialisti. Tutto questo oggi ci fa pagare un prezzo altissimo. E per restare in tema di carenza di organico, i medici di alcune branche specialistiche fanno parte di un problema ad ampio raggio che sta investendo diversi territori della regione, così come ha manifestato il presidente Musumeci, citando fra gli esempi più province dell'isola, tra cui il Nisseno, l'Ennese, la zona peloritana e altre aree geografiche della Sicilia. Quindi pensiamo a un concorso unico centralizzato a Palermo, pensiamo di continuare con le convenzioni con le altre aziende e le altre strutture ospedaliere, compresi i policlinici, pensiamo a poter avviare accordi che possano stimolare l'arrivo di medici specialisti a Caltagirone, dove purtroppo non vogliono venire perché la considerano una zona disagiata. L'ospedale di Caltagirone non è una periferia, è al centro di un'area interna di straordinaria importanza. I problemi dell'ospedale di Caltagirone sono i problemi di quasi tutti gli ospedali della nostra isola, escludendo ma solo in parte le 3 città metropolitane. Quindi il nostro impegno, l'impegno del governo regionale, è quello di restituire all'ospedale Calatino la serenità, il ruolo che ha sempre avuto nel passato. Sul piano della capacità di fornire servizi, questo ospedale non ha perso neanche un punto. Dover dire bugie in giro, dover denigrare l'ospedale, significa non avere rispetto per il personale medico e infermieristico e amministrativo che si fa in quattro per assicurare servizi di primaria qualità.